tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Sapete che ormai ci sono dei tempi di crisi e beh, l'unica soluzione per cercare di risolvere questi tremendi momenti è questo. Munitevi di queste e vedrete che risolverete i nostri brutti tempi. Buona visione, gente! Siamo nel 1995, la PlayStation è appena arrivata nei mercati e bisognava portare dei videogiochi che potessero farla diventare una console di grande qualità. La Namco fu la casa giapponese che riuscì a dimostrare, già dagli esordi, di cos'era capace la console grigia Sony e portò su questa console la conversione del cabinato da sala giochi Time Crisis. This nation will soon be mine. Ah, the taste of revenge is sweet. Your father will pay the price for destroying the imperial rule. What happened? La storia in questo gioco quasi non esiste, è soltanto un pretesto per portare un gioco spettacolare sulla PlayStation. Parla di una banda di criminali che ha organizzato un colpo di stato e noi, che siamo il giocatore, dobbiamo semplicemente ucciderli e fermarli e liberare la figlia del presidente di quella nazione sconosciuta. Niente di che, una trama che non esiste. Graficamente, la Namco ha fatto un lavoro veramente straordinario, è riuscita a prendere la grafica dell'originale cabinato da sala giochi e è riuscita a portare una conversione praticamente perfetta sulla console grigia Sony. L'unico problema è che non è in alta definizione come nel cabinato originale, ma tutto risulta essere bene realizzato. Abbiamo ambientazioni ricche di poligoni, animazioni di personaggi legnose ma molto fluide e sprite a schermo veramente impressionanti, e tutto è condito da una buona dose di azione frenetica. Action! Action! Sul lato del sonoro invece abbiamo tanti effetti sonori che danno un buon tono di epicità al gioco stesso. Sono tutti ben studiati e fanno ognuno una bella figura e una buona impressione. Ma anche le voci doppiate dei personaggi in lingua inglese sono doppiate abbastanza bene. E anche per quanto riguarda le musiche, non sono delle musiche epiche che rimangono impresse nella mente, fanno semplicemente da sottofondo all'azione frenetica. E bisogna dire che sono comunque lo stesso gradevoli da ascoltare. Sul lato della giocabilità, Time Crisis è uno sparatutto a rotaia. Noi vediamo dalla visuale del personaggio la scena di codigioco e noi non è che dobbiamo decidere dove andare e cosa fare. È tutto programmato, seguiamo un percorso già prestabilito dai programmatori Namco. Il nostro scopo è semplicemente quello di sparare gli avversari che ci troveremo davanti. Non è che abbiamo munizioni infinite e dobbiamo semplicemente nasconderci dietro gli oggetti per ricaricare. Infatti,
nel cabinato da sala giochi si premeva sempre il pedale per uscire fuori e sparare i 9 colpi della propria pistola e poi mollarlo per nascondersi. Qua invece, visto che a casa non c'è il pedale, ti veniva fornita la gun con 22 con i pulsanti per nascondersi e anche per uscire fuori, ma risultava abbastanza faticoso da tenere in mano perché dopo un po' ti venivano i dolori al braccio. Ma non è una cosa che conta, qua conta il divertimento, e qua il divertimento c'è. L'unico problema è che è abbastanza corto se giocate alla modalità arcade, ma se volete consolarvi c'è anche la modalità special, che è un gioco completamente nuovo dall'originale cabinato Time Crisis, e non manca il divertimento e l'azione neanche nella altra modalità. Insomma, tirando le somme, è un gioco molto valido che riesce a far capire di cosa era capace la PlayStation a esordi, e qua vi farà divertire da impazzire, soprattutto se adorate questo genere di sparatutto a rotaia. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Action!